Buonasera e benvenuti al secondo appuntamento della Formula 2 Tournament Invitational con le qualifiche che si sono appena svolte, ovviamente giro singolo nel circuito di Olanda. Commento G-Sport VR46 al mio fianco, il buon Andrea. Ciao Andrea. Intanto ecco i risultati delle qualifiche con Fabio Sundin che conquista la pole position davanti a Berto Farris e a Matthew, poi sono seguiti da Top Incastre e Mike Mai in quinta posizione, sesta posizione per Ilia Hiroshi e Mister X in settima piazza, ottava posizione per Sdem e Dovi Power e decima posizione per Kaiser Mats. Fuori dalla top 10 troviamo Dotto Long, Peracchiale, Krikkonen, Lopensky, Fit Flaminio, Scarsonico e Raffo Idex con Taz e Lollo a chiudere lo schieramento, tutto pronto per questa seconda gara in una pista molto difficile. Secondo te, Andrea, cosa potremmo vedere questa gara qua? Piove. Allora, per quanto mi riguarda, è una pista che ho adorato sin dall'inizio. È una centrifuga, gliel'ho chiamata perché praticamente non stai mai fermo, stai costantemente in curva. È una pista molto difficile perché non hai rettilineo, non hai modo di respirare un attimo, devi stare sempre attento perché poi con i banking che hanno creato fa sì che comunque devi rimanere sempre concentrato sulla traiettoria, se no finisci veramente di andare lungo. Per il resto, ecco, con una Formula 2 questa pista diventa molto difficile perché ricordiamo che comunque la Formula 2 non ha il servosterzo. Quindi tende tantissimo ad andare sotto sterzo con questi lunghi curvoni, tenere la macchina nella giusta traiettoria non è facile, essendo poi anche un turbo, rende la situazione ancora più complicata. Partono adesso i piloti con il giro di qualifica full wet per quanto riguarda tutte le vetture e la condizione di asfalto, caro Andrea, renderà ancora la pista ancora più difficile perché senza servosterzo, con il turbo, con la pioggia abbondante che sta cadendo, i piloti sono sottoposti a un bello stress. È il 2021. Sì, ricordiamo che comunque queste macchine sono di nuova concezione, poi soprattutto essendo turbo la potenza arriva dopo e già sull'asciutto fai fatica a scaricarla, devi mettere soprattutto la terza per avere un'accelerazione più dolce e non immagino sull'acqua, io ancora non l'ho mai provato sul bagnato e spero poi di non provarle nella gara 2 che si disputerà in Austria. Ma non oso immaginare la difficoltà che avranno i piloti, in queste condizioni. Comunque sarà sicuramente molto interessante e molto spettacolare. Ricordiamo che tutte le vetture sono pari, quindi, non hanno, diciamo, non sono costruite tutte dalla stessa fabbrica, dalla Dallara, e quindi qui si vedrà il pilota come si adatterà a queste condizioni. Ah, Lollo ci abbandona. Intanto, Andrea, se vuoi, possiamo lanciare un pronostico in una gara così pazza, te chi vedi favorito? Ricordiamo che del Pandoro ce lo dobbiamo ancora discutere perché io ancora non l'ho ricevuto. Io invece vado per Top Incastle, così. Non do fiducia alla prima fila. Però ormai è tutto pronto. Tutto pronto, le vetture si stanno schierando sulla griglia. Anche Taz in fondo allo schieramento si è unito. Manca
Poco all'inizio della gara, i piloti sono tutti schierati. Credo che manca solo il fantasma di Lollo che sta arrivando in questo momento. Quindi un attimo d'attesa ancora per i piloti, poi scatterà il verde. 19 giri in condizioni di full wet, non c'è l'obbligo di fare un pit stop. Ricordiamolo perché comunque è bagnato e quindi i piloti potranno andare fino alla fine. Ancora qualche attimo di attesa. Vediamo se è tutto regolare, sta per partire il Gran Premio d'Olanda, ormai siamo arrivati alla quinta luce rossa e via, parte in questo momento il Gran Premio, ottimo spunto sembra dell'Hitech di Alberto Farris che va in testa, seguito subito dalla Dumps di Topping Kestrel, dietro attenzione, contatto con Hiroshi se non erro, in terza posizione, adesso affiancato da Fabio Sonnema che riesce a passare. Sì, Matthew un disastro, ha perso un sacco di posizioni. La classifica purtroppo è un po' sballata. Quindi andiamo adesso più. Andiamo soprattutto per intuito. Là davanti Alberto Faris conduce la gara seguito da un Topi Kestrel. Quindi praticamente tutto quelli che sono partiti dal lato destro sono partiti molto bene. Terza posizione per Fabio Sonnema che ha perso due posizioni. Attaccato subito da Ariel Hiroshi. Seguito subito dietro da Matthew, intanto bandiera gialla nel settore 1-2, contatti nelle retrovie, tutto sommato si stanno sfilando tutti abbastanza bene. E quindi dopo Matthew, attenzione dietro si gira una vettura di quella di Dovi Power, si è girato Dovi Power che adesso fa sfilare tutto il gruppo e ripartirà dal fondo. E intanto anche davanti Alberto Farris è arrivato lungo, è andato a schiantarsi contro le barriere, un grande caos. Anche il suo compagno di squadra Toto Rong ha avuto il problema. Davanti Lopeschi va a scavalcare, anzi scusami, Stam va a scavalcare Mister X. Mamma mia, quanto caos in queste prime curve. Eh sì, la gestione del turbo veramente molto complicato. Tamponamento di Fabio Sornem su Topping Kestrel. Dietro anche Matthew viene coinvolto. Mamma mia, che grande caos! Ne approfitta Ariel Hiroshi che va a conquistare la leadership del Gran Premio. Ancora bandiera gialla nel T1. Tanti piloti sono stati coinvolti. Alberto con Matthew che ha l'ala forse leggermente distrutta, con Alberto Farris all'esterno, i due sono fianco a fianco in questo semirettilineo, passa Alberto con Mattia che evidentemente, ovviamente Matthew, che evidentemente ha qualche problema, Alberto Farris adesso lungo con tanto sottosterzo, là davanti tutto invariato con Ariel Hiroshi che se ne sta andando, seguito da Fabio Sornemi che evidentemente ha qualche rottura di flap. Dietro si è girato, credo, Mister X che sta perdendo posizioni. Tanto caos, e ancora un'altra vettura girata che è quella di Peracchiale. Tantissimo caos, Andrea, ce l'aspettavamo ancora. Si gira, Dottor Long. I piloti non riescono a stare in pista con queste vetture. Tante variazioni, purtroppo è difficile anche seguirle perché non è facile vederli tutti, tanti errori da parte dei piloti. L'unica costante in questo momento dei primi due giri sono Ariel Hiroshi e Mike Mai, che in pratica hanno guadagnato la testa della corsa. Fabio Sonnino si deve difendere con l'ala danneggiata, rientra Matthew a sostituire l'ala anteriore, dietro arriva Stam, anche lui grande rimonta, come grande rimonta anche per Raffo Idex che è settimo e partiva 17esimo. Incredibile il caos che si è creato in questi primi tre giri, classifica sparpagliata. Raffo Idex, molti hanno anche avuto qualche problema di connessione adesso, peccato per Raffo Idex che aveva guadagnato un sacco di posizioni e si ritrova con un crash. Ariel Hiroshi intanto là davanti, dopo che aveva guadagnato la testa, ha portato il suo vantaggio a 1 secondo e 6 nei confronti di Mike Mai, che a sua volta a 1 secondo e 3 di vantaggio sul Fabio Sturnheim, che sta cercando di riprendere un po' confidenza con la vettura. Dietro arriva Stam,
molto più veloce, soprattutto nei curvoni, visto che Fabio ha qualche danno all'ala, mentre Alberto Parris, dopo l'errore che ha commesso al primo giro, si trova in quinta posizione, non tanto distaccato dal terzetto che per il secondo posto. Top Inchester in sesta posizione. Andrea, volevi dirmi qualcosa? Si è girato dietro Flaminio all'uscita della chiocciola. I piloti fanno veramente fatica in queste condizioni. Non hanno sicuramente mai provato, perché non si aspettavano più che altro in queste condizioni qua. Sì, Lollo è là davanti, ma ricordiamo che è il fantasma, perché Lollo purtroppo non ha ripreso la vettura, e anche Rafuidex, che è in settima posizione, è fantasma perché anche lui non ha ripreso la vettura. Stanno arrivando dietro gli altri piloti, Mr. X, Kaisermatz, Dovi Power, tutti i piloti che sono stati coinvolti nei primi giri tra contatti, testa coda e tutto l'ambaradam che era successo nei primi giri. Gara però ancora lunghissima. Intanto chi invece è riuscito a guadagnare bene in buon gap è Riali Rossi, che in questo momento è l'unico che sta girando in 33 basso rispetto ai suoi avversari. Bandiera gialla nel T1, ancora sicuramente qualche contatto barra testa coda da parte dei piloti. Un Riali Rossi, caro Andrea, che intanto Rafuidex rientra, e sembra veramente avere qualcosa in più rispetto ai suoi avversari, almeno in questa prima parte di gara. Tre 32-2 per Riali Rossi, che è l'unico praticamente a girare in 32 basso. Ha trovato subito la confidenza il pilota che guida la Campos con Mike, che ha perso praticamente un secondo e si ritrova in seconda posizione. Sta dettando ritmo a quelli che inseguono, con Sdem che sembra essere il più veloce del terzetto, un Alberto Paris che però sto vedendo che sta facendo un po' fatica rispetto al terzetto là davanti e viene attaccato da Top Inchester al dietro. Errore! Errore passo Top Inchester. Sì, soprattutto perché con questo vittorio intanto. Ah, è il fantasma che stava attaccando Alberto Paris. Soprattutto perché il problema è il fatto che, avendo il turbo, quando scarichi potenza la macchina tende a subire questa potenza qualche secondo dopo. Quindi, quando metti la seconda in molti punti fermi, la macchina costantemente ti parte. E quindi non è facile per il pilota gestire una potenza che non si è abituati guidando la Formula 1. Alla fine, la Formula 1 hai una potenza abbastanza lineare che ti arriva dietro, sotto il coppio della vettura. Invece nella Formula 2 si corre un po' come l'antica, leggermente aspettando un po' questo ritorno del turbo, e soprattutto varia tantissimo anche le scalate, molto più dure. Intanto penalità 5 secondi ai box per Alberto Fares. Le scalate sono molto più dure, non sono rapide come in Formula 1, e l'inserimento in curva, che senza servosterzo si fa ancora più fatica perché accentua tantissimo il sottosterzo. Sì, la pioggia accentua ancora di più soprattutto. Intanto Hiroshi si è portato a 4 secondi il suo vantaggio nei confronti di Mike Mai, un altro sport sta facendo per ora il pilota della Campos. Mike Mai tiene la seconda posizione, traiettoria larga per lui, proprio traiettoria da bagnato, insomma. Poi dopo abbiamo Fabio Surnim in terza posizione, attaccato quasi al pilota. Oddio, adesso mi viene in mente il nome del team. Intanto dietro si gira Sdem in ingresso curva.
probabilmente rischia di perdere la posizione nei confronti di Top Inchestra. Persa in inserimento, probabilmente scalata troppo veloce. Un'altra delle problematiche è proprio questa: scalare molto velocemente con queste vetture comporta un bloccaggio del ponte posteriore e conseguentemente perdita della vettura. Poi dietro di loro troviamo Raffuidex che ha ripreso la vettura. Scusami, Raffuidex ha ripreso la vettura ed è sesta posizione davanti a Mister X in settima posizione, dove Paori notava che sta risalendo, come credo che ci stavi facendo notare. Dove Paori, che dopo aver perso confidenza con la vettura, pian piano l'ha ritrovata e adesso sta girando veramente forte. Dietro a Dove Power abbiamo Lollo, che però è un fantasma e quindi purtroppo ancora non può essere classificato. Decimo Kaiser Mats con la seconda Univirtuosi, seguito da Luca Flaminio, Matthew che ha fatto la sosta ed è in dodicesima posizione, Peracchiale, Alberto Faris, anche lui ha fatto la sosta ed è dietro, Dottor Long, Tals, Lopensky, Krikonek e Scarsonico, che chiudono lo schieramento. Eh sì, anche perché gli errori purtroppo li fai praticamente quando anche meno te l'aspetti, magari stai inserendo che pensi che va andato tutto bene e poi dopo invece la macchina la perdi completamente. Ricordiamo che comunque queste Formula 2 vanno guidate in maniera diversa, i piloti comunque prendono questo campionato come divertimento, quindi alla fine non ci stanno neanche troppo seri, ma poi dopo si devono affrontare la realtà di una macchina molto difficile da guidare, molto, molto più difficile di una Formula 1. Stem sì, si è rifatto sotto su Topping dopo l'errore Topping che diciamo ha subito il contatto da Fabio Surname al primo giro e sta facendo fatica nei confronti, tanto Matthew con la gomma nuova a 32-1, giro record per lui, sta risalendo la Kinel, il pilota che guida la HWA. Come stavo dicendo, Topping sta facendo un pelo più di fatica, mentre comunque Sdem, nonostante l'errore, sembra avere molto più confidenza rispetto a lui sul bagnato. Sì, perché credo probabilmente perché i piloti rientravano e riuscivano e quindi creano questi problemi purtroppo. Intanto parlando proprio di Raffuidex, è attaccato alle sue spalle da Mister X e da Dovi Power che si sono agganciati a lui. Quindi attenzione, terzetto in lotta per la sesta posizione. Tanto Fabio Surname si è girato all'ultima curva. Si è girato all'ultima curva, attenzione perché adesso è fermo, riparte il pilota che guida l'una virtuosa, sì, a rotolarla dovrà rientrare in box. Come rientra in box credo anche Lopensky. Si butta dentro nei confronti di Mister X, staccato in curva 1, ma Mister X chiude la porta al pilota che guida l'MP Motorsport. Ancora Dovi si butta all'interno, qua in curva 3, non può passare anche perché non c'è spazio. Dietro sta risalendo fortissimo Matthew, Alberto Farris con gomma nuova. Ne ha molto. Sì, ha trovato più ritmo nei confronti del pilota di Mister X che perde la macchina in uscita. Messo troppo presto la terza, botta clamorosa la parte posteriore che non si distrugge e quindi può proseguire Mister X che ha aperto troppo presto il gas e la macchina l'ha mollato lì. Sì, anche perché nella Formula 1 diciamo quando apri gas prima tutto sommato puoi controllare il posteriore, nella Formula 2 arriva quella botta di potenza che è micidiale e quindi la macchina la perdi molto più facilmente rispetto al normale. Rientra mica e mai ai box, quindi evidentemente forse devono fare una sosta perché
Perché anche con gomma full wet, quindi errore mio, scusate che avevo pensato, sì. Sì, che ha fatto un errore. Dem ha fatto un errore, ecco perché si è portato vicinissimo il pilota dell'MP Racing. Michemai intanto rientra in quinta posizione, lotta con il suo compagno di squadra odierno, Mister X, passa Mister X. Matthew sì, sta arrivando fortissimo, Flaminio è andato in box, attenzione perché comunque tutti i piloti ancora davanti si devono fermare, quindi per Matthew la possibilità di arrivare al podio non è così impossibile. Chi invece in questo momento, Andrea, non sembra soffrire di nulla è Riley Rossi che sta andando alla grandissima in queste condizioni. È l'unico praticamente che non è stato coinvolto né in incidenti e né in contatti. Mica mai all'attacco del compagno di squadra di Mister X per la quinta posizione con Mister X che si deve fermare. Intanto davanti Riley Rossi non si ferma. Quando abbiamo già scollinato di due giri la metà gara, continua anche Topping, mentre mica mai passa Mister X che è in difficoltà. Rientra Sdem. Mica mai transita adesso. Ricordiamo anche che i pit stop sono molto diversi dalla Formula 2 rispetto alla Formula 1 con un solo meccanico per gomma e l'entrata ai box è di 60 all'ora, quindi molto più lente, si perde circa 30 secondi ai box, anche di più. Matthew intanto scavalca Sdem che rientra alle sue spalle, quindi Matthew in questo momento quinto. Con la sosta anticipata col cambio di alettone, là davanti non si sono fermati i primi tre con Dovi Power che in questo momento è il più veloce in pista dei tre, sia di Rossi che di Topping Kestrel, e sta facendo una gran gara dopo l'errore ai primi giri. Intanto dietro monitoriamo la classifica perché Alberto Paris è risalito in settima posizione, ottavo Mister X, nono Lollo che ovviamente non sta guidando. Decimo, Dottor Long, undicesimo, Fabio Surname, che purtroppo con l'errore che gli è costato tantissimo adesso si ritrova indietro, dodicesimo Flaminio, tredicesimo Kaiser Mazza, quattordicesimo Peracchiale, doppiati per ora Tazza, Lumpeschi, Kriconek, Raffoidex e Scarsonico che purtroppo non sono rientrati in stanza, ecco. Là davanti con sì. Sì, Matthew è diciamo che uno dei piloti più puliti a livello di guida, quindi anche molto bello. Molto bello comunque vedere anche come guida il pilota dell'HWA, soprattutto considerando che già in Formula 1 ha una guida particolarmente pulita, molto dolce e con le F2 la dolcezza, soprattutto su queste macchine, paga tantissimo. Peccato che è stato coinvolto in un incidente con praticamente il tamponamento di Fabio Sonnemi su Topping Kestrel e lui è rimasto coinvolto perché lui era uno dei pretendenti sicuramente alla vittoria di questo Gran Premio. Comunque attenzione perché se Topping Kestrel e Dovi Power si fermano come dovrebbe essere, è in lizza comunque per il podio ancora Matthew, quindi sta facendo una grande rimonta. Vediamo se Hiroshi rientra. Hiroshi non rientra, continua con questa gomma al tredicesimo passaggio. Topping Kestrel che lo segue adesso approccia il rettilineo dei box e continua anche lui. Vediamo se Dovi Power continua anche lui o si ferma. E Dovi Power continua. Quindi i primi tre piloti hanno deciso di allungare tantissimo questo stint con gomma da bagnato. Mica mai il primo che si è fermato in quarta posizione paga tanto rispetto
agli altri due sta facendo giri veloci su giri veloci. Attenzione perché comunque i giri veloci valgono punti. Sì, perché soprattutto Top Inchester ha qualche danno all'ala dopo. Attenzione, intanto, Dottor Long che perde il posteriore all'ultimo curvone e viene scavalcato all'esterno da Fabio Surname. Quindi Fabio guadagna la decima piazza. L'importante è ricordare che comunque i primi otto cambieranno di posizione poi in gara 2. Intanto, un errore da parte di una vettura di una Dams che dovrebbe essere. Dovrebbe essere quello di Krikonek, no, scusami Andrea se volevi intervenire. Sì. Rientra Hiroshi in questo momento. Quando mancano 5 giri al termine, vediamo se i suoi avversari al suo inseguimento rientreranno. Top Inchester continua, un altro giro, vediamo Dovipower se continua. E anche lui continua, quindi Hiroshi potrebbe ritornare in terza piazza virtualmente, ovviamente, perché lui è in prima posizione. In realtà, attenzione perché in realtà sono fianco a fianco Hiroshi e Dovipower. Hiroshi si accoda dietro a Dovipower, però saldamente al comando di questo Gran Premio con circa 8 secondi di vantaggio su Mike Mai. Grazie. Grazie Andrea, sì, infatti abbiamo tre piloti che si devono ancora fermare, mentre in quinta posizione abbiamo Matthew che ora si deve difendere dall'assalto di Stam, che con gomma nuova lui è andato a riprendere. Quando mancano 5 giri al termine si sta creando un gruppone, anzi scusatemi, un duello tra Stam e Matthew per la quinta posizione, probabilmente per la terza, visto che i primi due si devono fermare. Sì. Gomma nuova che si fa sentire per Hiroshi che se ne va ormai a praticamente la vittoria in tasca, solamente da aspettare il rientro di Top Inchester mentre dietro Lollo e Fabio, anzi Fabio scusate, sta per passare Lollo per la nona posizione. Top Inchester sta facendo tanta fatica, credo che a questo punto sia Topping che Dovi devono rientrare per forza, ma Topping continua. Io credo che ti direi quasi la risposta più assurda, che non si ferma. Però in teoria subirebbe una penalità, quindi o non sa che si deve fermare ugualmente con la gomma da bagnato, o se no non ha minimamente senso, anche perché sta perdendo nei confronti di Matthew, o sta cercando di creare gap su Matthew, ma non ha quel gap sufficiente per ritornargli davanti. O se ce l'ha è veramente di poco, perché adesso non mi ricordo quanti secondi si perdono, ma so che in Formula 2 si perdono tanti secondi, quindi o è un qualcosa. Sì, non ha più le anteriori, non ha più le anteriori e soprattutto si stanno usurando tantissimo le gomme, quindi intanto dietro grande duelli con Flaminio e Dottor Long, con Flaminio che guadagna la decima piazza. In questo momento Fabio partirebbe in testa in gara 2 perché è ottavo, il poleman che aveva guadagnato 4 punti in qualifica. In Olanda sì. Con continua Topping, viene raggiunto da Hiroshi, che quindi credo che lo andrà a superare in pista quando mancano 3 giri alla fine. Duello per la prima posizione virtuale, perché Hiroshi ovviamente in questo momento ha un gran margine. Si susseguono le bandiere gialle, Hiroshi veramente ne ha tanto di più. Guardate come entra molto più veloce in curva, porta tanta velocità. È solo questione di tempo ormai per il pilota che guida la Campos Racing, con Hiroshi veramente incollato. Oh,
Sì, punti di frenata totalmente diversi per via anche dell'usura delle gomme, però ne ha nettamente di più. Alla prima accelerazione, se si affianca, passa il pilota della Campos con Top Incaster che cerca di difendersi, ma ovviamente in accelerazione fa fatica, si butta dentro Hiroshi a sinistra, nella curva sinistra, e va a passare il pilota Dams in accelerazione. Ovviamente se ne va Hiroshi, che riconquista la leadership non solo virtuale ma anche reale di questa gara 1 del Gran Premio di Olanda. Allora, intanto continuo con Hiroshi che se ne va davanti a Top Incaster, che vediamo se rientra o non rientra il pilota della Dams, subito dietro Dovi Power, che anche lui non rientra quando mancano 2 giri alla fine. Il giro veloce che è stato fatto di Alberto Farris in 1:30, quindi Alberto guadagnerebbe i 2 punti del giro veloce e partirebbe in questo momento in prima fila. Ricordiamo che i primi 8 hanno l'ordine invertito della griglia. Là davanti Hiroshi continua, 2 secondi di vantaggio su Top Increst, che sta per essere raggiunto da Dovi Power, quarta posizione per Matthew, anzi per Michemai, quinto Matthew, che si è staccato da SDAM, che dopo averlo avvicinato non è riuscito a superare il pilota dell'HWA, settimo Alberto Farris, ottavo Fabio Surname, distacchi più o meno tutti allineati, ormai tutti belli distanziati. Lollo, che non ha mai guidato, comunque nono davanti a Flaminio, decimo undicesimo Dottor Long, che anche lui non si è fermato, Kaiser Mazz in 12ª piazza, 13º Mister X, 14º Tals, 15º Peracchiale, 16º Lopensky, 17º Krikonek. Questi sono i piloti che in questo momento stanno concludendo la gara con Hiroshi, che va a concludere il 17º passaggio, inizia il 18º, quindi 2 giri al termine per lui. 35, va a rubare il giro record Alberto Farris, in questo momento sarebbero anche i suoi 2 punti del giro più veloce. Top Incastrel in seconda posizione, che non si ferma, e credo che non si fermeranno più il Top Incastle e Dovi Power, quindi non mi ricordo e non so se c'era l'obbligo del pit stop anche con gomme da bagnato. Personalmente credo di no, ma se tutti l'hanno fatto un motivo c'è. Tanto non so se l'audio di Andrea è tornato. Attenzione, intanto Hiroshi, scusate, Dovi Power, che in questo momento si è avvicinato tantissimo a Top Incaster, si è portato quasi sotto il secondo. È probabilmente l'ultima battaglia che potremo assistere a questa gara 1 del Gran Premio di Olanda. Distanziati di 1 secondo e 1, il pilota Dams dal pilota MP. Quando mai il Real Hiroshi è procinto di iniziare l'ultimo giro, dietro si sta avvicinando anche Michemai con gomma nuova, quindi probabilmente vedremo un triello, mentre Flaminio passa il fantasma di Lollo e guadagna la nona posizione. Ultimo giro che in questo momento comincia per Hiroshi, seguito da Top Incaster, che si deve difendere da Dovi Power e da Michemai, che in questo momento arriva di gran carriera con gomma molto più fresca rispetto ai suoi rivali, quindi un triello per l'ultimo giro che sarà sicuramente emozionante, con Dovi Power molto più aggressivo nei confronti di Top Incastrel. Cerca di avere una migliore accelerazione rispetto al pilota Dams. Ora arriviamo nella parte centrale composta da lunghi curvoni con Top Incastrel, che in questo momento mantiene la seconda posizione, molto più aggressivo Dovi Power, che frena molto più tardi, ha molto più inserimento curva rispetto al pilota Dams. Ora fase centrale della pista, dove è difficilissimo trovare un varco se non sorprenderlo proprio in accelerazione. Arriva leggermente lungo sia Top Incastrel che anche Dovi Power, che devono disegnare di più le curve
Mentre dietro Mike e Mike cercano disperatamente di riagganciarsi, il duo che in questo momento ha il podio, anche se dovremmo capire se è virtuale, si butta all'esterno intanto dove i Power nei confronti di Topping Kestrel alla chicane con Topping Kestrel che lo accompagna gentilmente. I due sono ruota a ruota con dove i Power che è tutto attaccato nei confronti di Topping Kestrel. I due sono fianco a fianco, ruota a ruota alla penultima curva, mentre là davanti Rian Liroshi va a vincere il Gran Premio di Olanda, gara 1, e dove i Power all'esterno strappa la seconda posizione a Topping Kestrel che prende tutto la scia nei confronti del pilota MP, ma in volata non ce la fa, e quindi Dovi Power in seconda posizione, Topping Kestrel in terza e Mike e Mike in quarta, i tre separati veramente in appena 2 decimi. Concluderà in quinta posizione Matthew, anche lui raggiunto da Sdem proprio negli ultimi metri, ma Matthew va a guadagnare la quinta posizione davanti a Sdem. Sesto, settimo Alberto Farris che partirà in prima fila, e in prima fila in pole ci sarà di nuovo Fabio Surname, che qui giunge in ottava posizione, con il pilota dell'Uno Virtuosi che dovrà partire meglio al palo di gara 2. Nono e fuori dalla top 8, ma in punti Flaminio che va a concludere una gara in rimonta in nona posizione. Decimo Lollo che però ha avuto problemi di connessione, quindi non so se verrà classificato, ma non credo, anche perché non è più rientrato. Quindi decimo scalerà Dottor Long, undicesimo Kaiser Mats davanti a Mister X, Tals che ha già concluso, Peracchiali, Lopensky, Krikonek e Raffuidex. E quindi invitiamo i tre piloti che sono i Rossi e poi dopo Dovi Power e Topping Kestrel. Un attimo di attesa ovviamente. Eccoli qua i piloti che si stanno raggiungendo, scusate per la breve interruzione, essere in due è un pelo più difficile. Stiamo attendendo tutti i piloti per questa gara 1, una gara 1 che è stata molto emozionante, emozionante soprattutto per via della pioggia, e passiamo subito velocemente ai primi tre piloti che si sono classificati nelle prime 3 posizioni. Hiroshi, il vincitore di questa gara 1 nel Gran Premio di Olanda. Ciao Hiroshi. Buonasera, provo ad essere rapidissimo perché adesso parto subito la sprint, ecco il podio, poi le celebrazioni, quindi Giusto cercherò di una essere domanda, gara rapidissimo. perfetta, come ti è sembrata? Molto molto divertente, particolari complimenti sia a Topping che a Dovi, perché non so come hanno fatto ad arrivare con quelle gomme. Io mi sono fermato, erano al 65%, quindi bravissimi loro. Porto anche le scuse, tra virgolette scuse, di Fabio Il Surname per Topping. Era il primo giro con la pioggia, ha perso il punto di staccata, purtroppo si sono centrati, erano in parte con Fabio. Mi spiace, però molto divertente, comunque bravi ragazzi. Un po' Perfetto, poi passiamo subito al secondo classificato, Dovi Power, dove un errore all'inizio, poi grande rimonta e grande gestione. Ottima gara, come l'hai vissuta dalla tua parte? Ciao ragazzi, beh innanzitutto cioè, già la pioggia con l'F2 non l'avevo mai provata, quindi boh, i primi 3 giri ho fatto 3 sbinnate clamorose, un paio di lunghi così, poi ho visto che gli altri si fermavano, io intanto avevo iniziato a rimontare e mi sono messo in gestione gomme, è stata una fatica esagerata e poi ho forato all'ultima curva sulla parabolica e non lo so come ho fatto a portarla alla fine. Pensavo di schiantarmi lì sulla parabolica, però è andata Perfetto, bene, è stata una bella gara.
Perfetto, ti lasciamo alla tua gara 2, terza posizione per topping anche per te, peccato il contatto al primo giro dove eri in testa, però ottima gestione delle gomme, tutto sommato gran bel podio. Sì, peccato per il contatto. Più che altro ho rotto l'ala, ho fatto tutta la gara con l'ala rotta, quindi alla rotta più gomme usurate è stato abbastanza difficile, però è stato divertente. Perfetto, allora vi lasciamo ragazzi per gara 2, speriamo che ci sia un altro po' di spettacolo e soprattutto senza pioggia. A dopo. Non era Ciao ragazzi, a dopo. prevista e ringrazio tutti per non aver premuto qui nella schermata così mi hanno permesso di fare le interviste, grazie a tutti. Nella future sim, ma non con la pioggia. Adesso nella sprint non sarà Avevo obbligatorio. ragione. Ed ora la sprint sarà molto divertente perché abbiamo tutte le gomme soft. Di solito nella sprint si mette la media e non ci si ferma. Adesso bisogna capire cosa fare perché magari la sosta pagherà. Bisogna vedere. Ecco, vado nel partito là comunque. Grazie mille per la Ragazzi, copertura. piccola domanda. Nella sprint si può cambiare il setup? Credo di no, ne dubito. Bene, quindi mi vedrete Prova, ultimo essendo sul parco praticamente. chiuso, in teoria non si può. In teoria, ecco. Anche Ok, se non allora credo che ci la Lotti vediamo nelle partirà, retrovie. ho un po' di paura, poiché ho visto tanti crash dei piloti durante la gara. Io in questo momento vedo Raffo Idex in caricamento. Buonasera e ben ritrovati in questa gara 2. Finalmente abbiamo risolto tutti i problemi tecnici, tattici. Abbiamo pure un ospite insieme in cabina di commento. Dopo i problemi che ha avuto Andre, che purtroppo non lo sentivate, fortunatamente ci ha raggiunto il buon Alessandro. Signore e signori, buonasera, buonasera a tutti. E buon Andre, non anno, so che non ci se... siamo mai visti, buon anno, buon buon anno. anno a tutti. Andre, non so se si sente. Perfetto. Perfetto, perfetto. Quindi Andre ha ancora problemi, quindi continuiamo noi due. Buon Alessandro, subito si parte con la gara, Vai. senza giro di ricognizione. Quindi subito ci buttiamo Nella in mischia. griglia, luci rossi. In questo momento e via, parte questa gara 2 con Hiroshi davanti a tutti, seguito da Dovi Power e Mikemai, con partenza tutto regolare. Caro Alessandro, te come lo vedi questo Gran Premio? Intanto botte da Orbi subito in curva 1. Questa sprint race la vedo molto bene, la vedo molto bene, vedo già che ci sono stati dei sorpassi e controsorpassi, vedo Matteo che è partito molto bene, guarda, ha guadagnato la terza posizione, come anche nelle retrovie vedo un Peracchiali in lotta con il nostro caro amico, amatissimo Luca Flaminio, quindi c'è già bella lotta succulenta in pista. Tutte gomme dure, quindi nessuno ovviamente farà la sosta, visto che nella Fuori. sprint raid generalmente non si fa. Fuori una vettura dovrebbe Kaisermatz. essere Kaisermaz. Yes, confermo, visto anche dei pezzi di ala volare, non vorrei fosse quella di Kaisermat, non sembra. Forse degli ultimi dei piloti, forse Lopensky o Krikkonen. Matthew all'esterno nei confronti di Mikemai va a passare il pilota numero 22 e adesso attenzione davanti invece scontato tra i Rossi e Dovi Power, ne approfitta all'esterno Matthew, non ce la fa lui il pilota dell'SWA Dietro. dietro contatti. E dietro contatti ho visto Sdem che è riuscito a passare il signor Long Alberto Ferraris, ma mi sembra che Ferraris ha avuto dei problemi, infatti è andato a muro e vedo che c'ha l'ala anteriore abbastanza distrutta. Completano il primo giro là davanti con Hiroshi sempre in testa, seguito da Dovi Power, dietro lungo di Mikemai, seguito a sua volta da Topping Castle, si infila dentro Raffo Idex, non cambiano le posizioni, dietro Fabio Sunim è riuscito a passare Sdem in settima posizione, segue Dr. Long, Alberto Farris, Peracchiali, Talz, Flaminio, Mr. X, tutti molto vicini, Krikkonen, Lupensky, Kaisermass, che chiude lo schieramento. Intanto, situazione bandiera gialla, vedo una macchina ferma, quella di Oh, Dovi Power! Dovi Power che è andato per prati, è andato per la ghiaia, infatti adesso in questo momento si trova in quindicesima posizione, è davvero una brutta uscita di pista per lui. Mentre Matthew deve difendersi dall'attacco di Mikemai per la seconda piazza, non ho visto sinceramente il contatto di Dovi Power se è venuto con Matthew oppure da solo. Sta di fatto che adesso Matthew deve difendersi da Mikemai e dal Topping Kestrel e Raffo Idex molto attaccati.
Intanto vedo che ci sono i commissari che sono un attimo così, vedo che ci sono bandiere già un po' ovunque, ma andiamo avanti. Nel dubbio abbiamo Matthew, intanto Alberto Ferrari si guadagna tre posizioni di 3 posizioni, 3 secondi di penalità. Intanto vedo lì davanti il quartetto delle meraviglie, Rossi, Matthew che guadagna la seconda posizione, Mike e Maeto Pinkestre che sono in lotta tutti per la prima posizione. Tanto, sì, grazie Alessandro che ci stai commentando questo duello veramente intenso per la seconda piazza. Ti faccio notare solamente che il pilota che ha preso la penalità non guida la Ferrari, ma è Alberto Farris. Ragazzi, è finita, mi dispiace, è stato bello, ci vediamo la prossima volta. Perfetto, riprendiamo la telecronaca, lasciamo perdere questi errori, vediamo la lotta per la seconda posizione con appunto scambi forse di posizione tra Mike Mai e Top Inchestra e con Mike Mai che allarga e lascia lo spazio ad un incrocio di Top Inchestra che però il pilota di Mike Mai resiste e rimane in terza posizione. Sì, con Top Inchestre che intanto deve difendersi da Raffo Idex, Sì. Mike Mai ha l'attacco di Matthew che è molto in difficoltà. Non riesco ben a capire se ha un qualche problema all'ala oppure se è tutto regolare perché sta perdendo contatto anche da Hiroshi che se ne sta andando anche in questa gara 2. Intanto, attenzione, Krikkonen che ha abbandonato la sessione, infatti l'ho visto abbastanza in difficoltà nel secondo settore, si è girato, aveva l'ala completamente distrutta, quindi probabilmente Krikkonen ha preferito uscire dalla gara. Mentre Dovipower passa Berracchiale per la dodicesima posizione, va adesso alla caccia di Flaminio, là davanti, gran duello per il secondo posto con Matthew che si deve difendere da un sacco di piloti dietro molto agguerriti, che va da Mike Mai fino a Sdem, tutti racchiusi entro il secondo, poi c'è Alberto Farris che invece sta tenendo dietro il suo compagno di squadra, quindi il duello per ora vediamo là davanti. Con Hiroshi che ha guadagnato 1,3 secondi, margine di sicurezza per far sì che non si attivi il DRS. Dietro Mike Mai prova a farsi vedere nei confronti di Matthew. Bacia Berracchiale si quasi la gira. parte opposizione. Nelle retrovie Berracchiale perde un attimo il controllo della macchina nel secondo settore, ma riesce a recuperare il mezzo e a proseguire. Là davanti vediamo, dobbiamo rimanere concentrati perché adesso si attiva il DRS, Matthew ha guadagnato qualcosa nei confronti di Rossi, si porta a 1,1 secondo, giro veloce per lui, rubato a sua volta da Top Inchestra, il 21,007 per il pilota che guida la Dams, Matthew secondo che in questo momento ha ripreso ritmo, Dovipower giro più veloce, 20,6 dopo l'errore, va a scavalcare anche Luca Flaminio e va al sorpasso per l'undicesima posizione. Caro Si Alessandro, gira Luca, si vedo... è girato Sì. Luca alla curva 1, riesce a riprendere ma perderà probabilmente qualche posizione, cosa che infatti accade, rientra in pista in corsa in 14ª posizione. Caro Alessandro, come vedi la battaglia là davanti, soprattutto pensi che Hiroshi abbia qualcosa in più rispetto ai suoi avversari? Sì, molto probabilmente sì, bisognerà vedere appunto anche la situazione di cambio gomme. Intanto vedo che è tutto regolare, ho visto una Dem. bandiera gialla, ma non mi è Sì. sembrato niente pericoloso. Sdem ha passato Fabio Sonnema che si è girato, ecco perché c'era la bandiera gialla. Intanto, Luca Flaminio supera Berracchiale e riguadagna la 13ª posizione. Sarà interessante vedere appunto le prossime gire perché comunque sì, c'è un secondo di distacco, ma non è così, secondo me, ancora al sicuro. Infatti, vedo che Matthew si è appena riportato al di sotto del secondo di distacco. Probabilmente, infatti, vedo che ha aperto l'ala posteriore mobile. Quindi, in questo momento Hiroshi si trova, non dico leggermente in difficoltà, ma quantomeno si troverà sicuramente assediato nelle prossime curve. Eh sì, come hai detto te, Rush si è fatto raggiungere dal gruppetto guidato da Matthew, quindi gruppo ricompattato quando siamo a metà gara, è una gara molto veloce, perché diciamo, siamo già arrivati a metà gara e di questo passo si concluderà molto in fretta questa gara 2. Ricordiamo, non credo che nessun pilota anzi farà la sosta, perché comunque nella gara sprint di solito si tende a non fare, anche perché le gomme morbide subiscono un degrado pazzesco con queste Formula 2.
e quindi diventa quasi inutile fare una doppia sosta nella quale perdi 30 secondi. Mica mai, intanto dietro di sé, anzi dietro a Matthew, è molto molto aggressivo, un Matthew che fa fatica nella parte centrale nei curvoni. Sarà molto interessante vedere appunto Mike Mai se riuscirà a finalizzare l'attacco, soprattutto adesso con il DRS aperto, ma probabilmente non ha lo spunto necessario per poter eseguire il sorpasso, almeno non in questo frangente di gara. Va a concludere anche il sesto giro il Rally Rossi con un vantaggio discreto nei confronti di Mattia, circa 8 decimi il tempo. Intanto, proprio per... dato attenzione che si è girato il dottor Long alla fine, all'inizio del terzo settore, non ha perso posizioni, ma comunque si è distaccato un bel po' da Dovi Power, che era il suo principale avversario. Gli errori, come avevamo visto nella gara 1 sul bagnato, si vedono anche molto nella gara 2 per via del turbo, come avevamo precedentemente detto nella feature race, e i piloti devono imparare a gestire una potenza abbastanza importante che arriva nella vettura, e questo è uno dei principali motivi dei tanti errori dei piloti in questo Gran Premio di Olanda. Intanto vediamo che la situazione lì davanti mi sembra che si sia leggermente calmato. Infatti vedo un Mike Mai che si è staccato abbastanza da Matthew, quindi vediamo se riuscirà a farsi sotto. Probabilmente è stato vittima di un piccolo errore. Sì, anche perché comunque Olanda è molto difficile da sorpassare, perché non c'è un proprio vero rettilineo e i rettilinei non sono neanche così tanti lunghi. Flaminio intanto va all'attacco di Lopensky, e quindi diventa difficile poi tentare un attacco, devi essere tanto vicino al tuo avversario per poi provare a fare qualcosa. Vediamo adesso Matthew se ce la fa. Aveva 4 decimi di ritardo nei confronti di Hiroshi, si avvicina a 2 decimi ma non riesce a superarlo. Significa che all'ultima curva devi essere all'incirca sui 2-3 decimi per tentare un attacco. Intanto Dovi Power, giro record 25. Intanto vedo che Raf Widex si sta cercando di farsi grosso negli specchietti di Top Inchester, ma non riesce a intimorire l'avversario. Intanto vedo che c'è una macchina ferma, mi sembra la curva 1, che appunto Dovi Power, che anche lui si è girato. Questo porta una sorta di reset per la lotta tra Dovi Power e Dr. Log per la decima posizione. Comporta però un distacco notevole appunto da Dovi Power rispetto a Taz e Alberto Faris, che sono rispettivamente in nona e in ottava posizione. Mentre là davanti Matthew è andato a riprendere Rialli Rossi ancora di più, adesso è molto più vicino nella parte centrale e credo che proverà l'attacco alla fine di questo giro. Un Rossi che comincia a soffrire un po' la pressione nei confronti del pilota dell'HWA, come anche Top Inchester, che ha preso oltre secondo nei confronti di Mike Mai difendendosi da Raf Widex. Quindi occhio, perché ci sono due battaglie in corso e in vista all'ingresso di curva 1. Passata la curva col banking, distacco tra Hiroshi e Matthew di 4 decimi, forse non penso riesca a effettuare l'attacco, forse... Raffo dietro, no. Raffo Idex dietro sul Top Inchester esterno di curva 1, intanto si gira davanti, si è girato davanti Mike Mai. Si è girato davanti Idex, tutti gli altri... E Matthew dentro in curva 3! Metti in curva 3 dentro nei confronti di Rialli Rossi, due fianco a fianco, e Rossi riesce a difendersi, ma attenzione perché Mattia ha rotto gli indugi nei confronti del pilota Campos, si fa vedere in tutti gli specchietti con i Rossi che allunga la staccata. Cominciano adesso le fasi più importanti della gara, quando mancano 4 giri alla fine, battaglie sia per il primo che per il terzo posto. Infatti battaglia sicuramente molto interessante, la seconda posizione, la lotta fra la seconda e terza posizione è praticamente blindata, l'azione appunto come hai detto tu è per la prima e la terza posizione. I Rossi con due decimi di vantaggio di Mattia, che ne diventa mezzo secondo dietro alla Quirex, molto più veloce. Errore di Top Inchester, che è andato lungo e ha rallentato di molto Raffo Idex, questo porta appunto anche ancora un distacco maggiore rispetto
ammetti, ma comunque. Attenzione a Mattia, attenzione a Matthew, attenzione a Matthew che prende la scena nei confronti di Rossi all'ingresso di curva 1. Probabilmente prova l'attacco, si butta dentro nei confronti del pilota Campos. Si sfiorano le anteriori con Rossi che fa scorrere la vettura e rimane davanti all'ECWE come situazione invariata tra Top Incastri e Rafu Idex. Molto vicini queste due coppie di piloti. Attenzione dietro che si sta avvicinando pure Sdem alla lotta per il podio. È interessante, appunto, Topping Kestrel è veramente molto Rafu Idex è veramente molto vicino a Topping Kestrel, veramente molto attaccato, cerca ogni pertugio per cercare di infastidire Topping Kestrel, ma non ci riesce. In questo momento riesce a mantenere la calma e riesce a mantenere la terza posizione. Michemai rientra in box dopo il contatto con il muro, là davanti Matthew molto più anteriore rispetto a Riley Roche che è costretto a fare traiettorie tonde per stressare di meno le anteriori, dietro pure Top Incastri più in difficoltà rispetto a Rafu Idex, ormai le due coppie viaggiano separate a un distacco di 2 secondi, dovremmo vedere adesso la situazione perché sarà molto importante l'inizio del prossimo giro all'ingresso di curva 1. Si fa vedere Matthew che è molto vicino nei confronti di Hiroshi, adesso veramente potrà provare l'attacco il pilota dell'HWA. Hiroshi sicuramente coprirà tutto l'interno questa volta per non farsi passare come dietro succede tra Top Incastri e Rafu Idex. Si butta all'esterno Mattia nei confronti di Roshi, non riesce a passare, prova l'incrocio anche Rafu Idex lungo di Top Incastri, ma adesso sono ruota a ruota, sono appaiati, ma Top Incastri riesce ad avere un pelo di trazione in più necessario per poter difendere nuovamente la terza posizione dagli attacchi di Rafu Idex. Roshi e Topping stanno resistendo alla grande rispetto ai due piloti che gli stanno attaccando. Ancora Rafu Idex all'esterno, ci prova qua nel misto, deve desistere come anche Matthew, prova in qualche modo a cercare di trovare un pertugio nei confronti di Hiroshi. Hiroshi protegge benissimo l'interno della traiettoria in ogni singola curva, adesso ha guadagnato un piccolo margine. Dietro Rafu Idex è veramente minacciosissimo nei confronti di Topping, che però sta facendo una grande difesa. Assolutamente, soprattutto anche lì davanti con Hiroshi che non molla un secondo, non vuole retrocedere, non vuole lasciare la vittoria a Matthew, infatti riesce a difendersi egregiamente. Penultima curva per loro con Matthew che è ancora più vicino rispetto agli altri giri, 3 decimi, adesso veramente attaccato, adesso sì che ha l'opportunità di provare l'attacco nei confronti del pilota Campos, si sfrutta tutta la scia, si butta verso l'interno, Matthew ruota a ruota con Hiroshi e questa volta Hiroshi deve cedere la posizione all'HWA e quindi Matthew finalmente riesce a passare quando manca 2 giri al termine del sprint race del gara 2 in Gran Premio d'Olanda nei confronti di Roche, che però in questo momento sta portando un bottino di punti veramente importante per la classifica dell'Invitational Tournament della Formula 2. Dietro Top Incastri in questo momento è un giro di relax nei confronti di Rafu Idex che si è un po' staccato via via in seguitore con Sdem, Fabio Surnemme, Alberto Farris e Dovi Power che concludono la top 8. Nona posizione per Talze che precede Dr. Long, Flaminio, Kaiser, Mats Peracchiale, Scarsonico, Lupensky, Mr. X, Krikonek e Michemai. La lotta lì davanti ancora non è finita, Rafu Idex sta dando probabilmente un attimo respiro alle sue gomme, ma dato che mancano 2 giri probabilmente tenterà il tutto per tutto nell'ultima tornata, mentre appunto Hiroshi riesce a rimanere attaccato, tenta di sfruttare un piccolo errore che ha fatto appunto Matthew, ma non ci riesce, ma vediamo se nell'ultima è curva l'ultimo. Vediamo se riesce a mantenere il distacco 3 decimi e 3, forse non basta per Hiroshi. Deve probabilmente proteggere l'interno Mattia, che invece rimane sulla sua traiettoria, si butta dentro Hiroshi in staccata in curva 1, riesce a passare il pilota dell'HWA che però prova l'incrocio. Mattia subito l'incrocio, i due si toccano i due con Mattia che resiste anche Hiroshi, i due sono fianco a fianco, curva 3, adesso vediamo in accelerazione chi avrà la meglio tra il pilota Campos e il pilota HWA, i due ancora sono fianco a fianco, la spunta il pilota dell'HWA con Matthew che in questo momento rimane in testa davanti a Hiroshi, seguono Top Incastri e Rafu Idex che però non si disturbano, errore di Hiroshi che nel tentativo di farsi vedere tocca l'erba e spreca così l'opportunità di andare a podio.
Incredibile l'errore di Rossi, che perde un sacco di punti per il suo campionato e va a vantaggio di Rafa Ilex, che guadagna il podio, che però adesso è lui all'attacco di Top Inchestra per la seconda posizione, anche se il Varco non c'è, mentre Mattia là davanti può rilassarsi in un duello incredibile con il pilota Campos e Rieli Rossi, e andrà lui vittoriosamente a vincere questa Sprint Race gara 2. Mentre dietro, vai. Scusami Alessandro, vai, dietro vai. Ancora battaglia, ma sembra tutto congelato con Rafu Idex, che si fa vedere nei confronti di Topping, ma Topping ce la fa, quindi Matthew va all'ultima curva e va a vincere il Gran Premio di Olanda gara 2 di questa Formula 2 Championship Tournament, con Topping Kester secondo e Rafu Idex terzo, chiude Sdem quarto, quinto Fabio il surname, sesto Hiroshi che conclude in sesta piazza del Gran Premio, settimo Alberto Fares, ottavo Dovi Power, nono Tals, vediamo se Dovi Power terrà la posizione su Tals alla fine del giro. No, Tals scavalca, quindi ottavo Tals, nono Dovi Power, decimo Longo, undicesimo Flaminio e via via tutti gli altri, con Kaiser, Mats, Perachiale, Lopensky, Mister X, Mike Mai, Krikonek e Scarsonico. Alessandro, com'è stata questa gara 2? Alla fine è stata molto divertente. Sì, è stato molto divertente, assolutamente, ovviamente piena anche di colpi di scena, perché comunque se le sono date, se devo essere sincero, se le sono veramente date, veramente ho notato effettivamente appunto che queste vetture sono veramente molto difficili da governare, e cioè molto interessante, vedremo appunto nelle gare successive in Austria come si comporteranno i piloti, assolutamente. Perfetto, chiedo alla regia se devo invitare i primi tre piloti. Perfetto, quindi adesso facciamo un breve domande ai primi tre. Sì, breve intervista ai primi tre classificati della Formula 2, con Matthew, Topping e Rafu Idex, che ci raggiungeranno il podio. Per Topping Kester il secondo podio, sia in gara 1 che in gara 2 aveva conquistato il podio. Speriamo che Topping si ricordi, anche perché l'avevamo invitato precedentemente. Eccolo là, infatti, che arriva subito Topping. Adesso arrivano anche gli altri, credo che arriveranno gli altri due piloti che abbiamo invitato per le interviste. Una gara 2 molto spettacolare, tanto tanto carina nei duelli, dove ha visto prevalere questa gara 2 Matthew, con un gran duello con Rieli Rossi, e poi Topping Kester e Rafu Idex, che si sono dati per la seconda e terza posizione. Sì, assolutamente, come abbiamo detto prima, è stata veramente molto interessante come gara, sempre appunto col fiato sospeso, contando soprattutto nelle posizioni avanzate, nelle prime posizioni, con appunto una lotta che è praticamente continuata, iniziata e continuata, determinata all'ultimissimo giro tra Hiroshi e Matthew. Non dimentichiamoci ovviamente anche il Topping Kestrel e di Rafu Idex, che sono rimasti in lotta fino alla fine, però appunto se non fosse stato probabilmente per l'errore di Hiroshi, che è andato lungo nella prima curva del secondo settore, probabilmente per lui, anzi sicuramente per lui, l'esito della gara sarebbe stato veramente differente. Perfetto, facciamo subito le domande. Matthew, rapida domanda per te: gran duello con Hiroshi, alla fine è prevalso te, com'è andata questa gara, se ti sei divertito? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Sì, comunque queste F2 sono meglio di quelle passate, la fisica penso sia cambiata un po' ed sono un po' più belle da guidare. Questa gara è stata abbastanza buona, sono riuscito a partire bene e a stare subito dietro ai più veloci, e poi è stata una bellissima lotta con Hiroshi, che comunque con l'F2 va veramente forte, e mi spiace un po' per quello che è successo all'inizio del primo giro, perché non so se è colpa mia che ho allargato un po' troppo e lui che non so cosa è successo onestamente, e quindi se è colpa mia gli ho già chiesto scusa in privato. Per il resto sì, è un po' un peccato per gara 1, perché ho rotto rally, se no magari poteva essere qualche posizione in più, però va bene lo stesso.
Perfetto, grazie Mattia, ti possiamo lasciare andare. Bene, buona gara a E, tu allora. intanto Raffoirix non ci ha raggiunto, quindi passiamo al secondo classificato Topping Caster. Topping, gara 1 terzo, gara 2 secondo, ottimi punti per te. Sì, pensavo che ci fosse il giro di formazione e ho sbagliato, diciamo, la partenza, ho perso un po' di posizioni. Diciamo che sono rimasto dietro mica mai fin quando non ci si è girato. E da lì me la sono giocata con Raffo quasi tutta la gara. E resto a buona posizione in secondo. Perfetto, grazie Topping, Grazie a voi. lasciamo andare pure te, quindi. Allora, adesso proviamo a invitare subito anche i Roshi, anzi no, i Roshi in teoria dovrebbe entrare già di per sé perché comunque il party è aperto, quindi se ce la fa il pilota della Campos a entrare. Intanto, Alessandro, Sì. una domanda: ti piacerebbe guidare queste Formula 2? Sei incuriosito magari di provarle qualche volta invece della solita F1? Allora ti dico, è interessante, assolutamente. Mi piacerebbe mettermi in gioco, sono sincero, però ho paura di essere un pericolo pubblico, sia più per gli altri che per me, perché io so di essere un incapace, però ho paura per gli altri, nel senso che non voglio fare disastri verso gli altri. Mi piacerebbe, però magari devo fare qualche mese di allenamento, qualche mese di Perfetto, allenamento ci starebbe. intanto è arrivato Hiroshi. sì, ragazzi. Sì. No, finiamo mezzanotte inoltrata, mezzanotte e mezza. Non mi sembra il caso. Dispiace per tutti quelli che siano tenuti pronti. La recuperiamo domani. Chi c'è, verrà rifatta la lobby del topic, verrà scritto tutto quanto. Chi c'è, chi non c'è, troveremo altri sostituti. Purtroppo siamo andati lunghi. È Aiutiamo, un messa è, ecco. ovviamente, non so se si sono sentiti nomi, ovviamente Andrea ha detto ovviamente domani è zona rossa, quindi è un caldo invito anche a voi telespettatori di dire zona rossa, mi raccomando. Ok, va benissimo. Quindi ci aggiorniamo domani, assolutamente. Sì, appunto, data la situazione, appunto, siamo arrivati un po' off limits per quanto riguarda gli orari, purtroppo la gara di Austria verrà spostata domani, è un peccato appunto per i piloti che si sono presentati, che si sono tenuti pronti, però verrà appunto posticipata domani, ce la prenderemo un po' più con calma perché appunto domani. Tra l'altro è appunto zona rossa, quindi probabilmente avremo modo anche di gestirla anche un po' più tranquillamente. Per cui, perfetto. Perfetto, quindi Alzo il ditino, scusatemi. prego. Prima Ale parlavi ho paura degli altri perché parlavate di Rocket League o Formula 1, poi anche su Rocket League ti potremmo vedere. No, allora, no, perché allora, un piccolo insight. Io e Raffaele ci sentiamo un po' ogni tanto. Con altre persone, ovviamente è nato questo meme, ok? Con Richardson gioca a Rocket League. No, quindi c'è proprio questa cosa qui. Però è dovuta alla domanda di Jacopo che mi ha chiesto se mi interesserebbe provare a fare qualche gara qui con le auto di Formula 2. Ok, Ricciardone gioca a Rocket League. No, però Ricciardone, oh, i Roshi spammiamo Rocket League perché sono le ultime ore davvero per iscriversi al prossimo torneo di Rocket League, ovviamente organizzato da Formula Italian Team. Flying Brooms, se non vado errato, il 7, 8 e 9 di gennaio. Sto andando a recuperare al volo. Se, ah no, pardon, 6, 7 di gennaio. 6, 7 ed 8 di gennaio, sì. In base alle squadre, probabilmente il 6 la fase a gironi, il 7 quarti semifinali e l'8 finale e finalina.
Siamo in periodo di sconti, come sta dicendo, come dice il buon Andre, che imita il baffo, siamo in periodo di sconti. Domani, oggi Più che c'è stata altro. Formula 2 in Olanda, domani Formula 2 in Austria e poi dopodomani il 6, il giorno dopo il 7 e l'8 abbiamo il super mega torneone di Rocket League, quindi Flying Brams. Esatto, quindi mi raccomando, guardateci anche con la calzetta a fianco, così ci mangiamo un po' di dolci tutti assieme. Quindi, Sembra. bravo, chi non ci guarda carbone? Ha detto una cosa molto giusta, Andre. No, Alessandro aspetta. sembra una marchettata, sembra la marchettata di Mastrota quando vendeva materassi. Non mi viene, aspetta. Ultimi arrivi, mi raccomando, prenotate perché finiscono domani. Ma scusate, è da 20 anni che finisce domani. Domani finisce. Quindi mi raccomando, è una bella settimana molto piena, quindi mi raccomando, non mancate, vi aspettiamo assolutamente numerosi. Quindi mi raccomando, l'appuntamento è a domani per la Formula 2, l'appuntamento Formula 2 Invitation Tournament in Austria. Un saluto da me, Ricciardone, che ho fatto il mega comparsone, da Jacopo che ha gestito la telecronaca, da Andre che ha gestito la regia, da Hiroshi che è il nostro sommo super organizzatore. Quindi da tutti noi, buonanotte. Ciao, buonanotte. A te.